Salve, Elena. Padre Antioco, ma l'ho sentito entrare. Il paziente risponde ancora alle sollecitazioni? Sì, ma la sua linfa vitale va esaurendosi. Potremmo tenerlo in questo stato solo per poche ore ancora. Allora, sfrutti al meglio queste poche ore che le sono rimaste. La famiglia del paziente è stata avvisata? Quest'uomo non ha famiglia. Questo è un volontario prestato alla ricerca. Intende dire che la sua morte non interessa a nessuno? Interessa a lei. Preghi per la sua anima. Dov'è Priamo? Il direttore è a colloquio con un altro collaboratore. Strano. Non sono stato informato di questa nuova assunzione. Venga aggiornato sull'esperimento. Elena, non si faccia problemi morali inutili. La morale è compito mio e il giudizio spetta al nostro Signore. Il suo curriculum è proprio eccellente. Ho letto i suoi articoli sulle varie riviste e devo dire che mi ha fatto appassionare alla matematica. Penso di essere il candidato adatto per il suo centro. Il nostro contatto li abbia informati sulle attività del nostro laboratorio? Sì, per sommi capi. Sempre convinto di voler far parte della squadra? Assolutamente. Bene, bene. Venga, le mostro il reparto e le faccio conoscere gli altri colleghi. Mi segua. Che ti succede? Niente, niente. Una forte emicrania. Non hai preso abbastanza informazioni su quest'Ulisse. Sono molto preoccupato, Priamo. Ha scritto articoli per le maggiori riviste scientifiche. E poi il nostro contatto mi ha assicurato sulle sue credenziali. Mandalo da me. Gli parlerò io. Sono molto bravo a scrutare l'animo. Bene, io a breve lo devo incontrare perché lo devo informare sulla riunione di oggi. Mi sembra azzardato farlo già partecipare ad una nostra riunione. Ulisse fa parte dello staff, non posso tenerlo fuori. Fa come vuoi. Intanto lo aspetto nella mia camera. L'austerità non mi mette a disagio. E cosa mi mette a disagio, Ulisse? Quasi nulla. Un uomo senza paure è un uomo pericoloso. Non riesco a scorgere la luce nei suoi occhi. Sono un'anima tormentata. Se vuole, posso essere io una guida spirituale per la sua... Non ho bisogno di nessuna guida, piuttosto voleva parlarmi di qualcosa in particolare. Volevo solo conoscerla meglio. Per questo ci sarà tempo. Arrivederci, padre Antimaco. Non ha anima. Non ha anima.